Esatto, la ricostruzione è partita e quanto prima si dovrà realizzare. I tempi della ricostruzione purtroppo lo sappiamo sono lunghi, anche la ricostruzione che tutti citano che è stata la migliore in Italia, quella del Friuli è durata 15 anni, quindi ha i suoi tempi la ricostruzione. Che c'è un impianto normativo che già dà delle competenze, adesso quando andrà via il commissario delegato, il commissario straordinario, ci sarà un riassetto della governance. Un momento di dolore per tutto il paese, un momento di dolore e di ricordo anche per Roma, perché Amatrice è un pezzo di Roma di fatto, Roma ha lasciato un pezzo di cuore qui, quindi era importante esserci, era importante manifestare la vicinanza e ci saranno ancora altre cose che dovremo fare insieme e nelle prossime settimane anche ci saranno delle novità. Vi ricordo che Roma aveva iniziato una raccolta fondi, siamo arrivati a circa 300.000 euro, adesso vaglieremo alcuni progetti, ne parleremo con i sindaci, quindi insomma la vicinanza c'è e va dimostrata anche concretamente, perché questi paesi hanno bisogno proprio di ricominciare. Noi ci siamo. Perché tutto va fatto nella legalità e nelle mani pulite, perché io sono molto stanco degli scandali che avvengono dopo che le opere pubbliche si sono fatte. E io credo che nessuno avrebbe messo una firma sul fatto che dal gennaio al 24 agosto del 2017 si fossero riconsegnati ai comuni 33 villaggi con 550 appartamenti in un paese nel quale sappiamo, per rispettare le regole, a volte per fare una strada ci vogliono 10 anni.